Allora, che adesso mi sto riprendendo un po' con quello che devo fare, nel senso che devo piacere Star Trek, cioè devo cominciare a registrare dopo la pubblicità, ma è giusto, nel senso che è una cosa che ho pensato io di fare. Però alla fine non l'ho mai fatta, cioè nel senso la facevo a convenienza. Ci sta perché io molto spesso quando schiaccio start recording sto facendo altro, quindi un po' col fatto lei che frega un po'. Allora, volevo fare un punto della situazione. Non accedere le luci mentre schiacciamo un po'. Andiamo a 332. Adesso il mio piano è quando poi lui sarà, quando lui lo facciamo 60. Guardate che serve un altro di quei fiori qua, ma ma non so dove cercarlo. E ci servono anche altri di questi. Però che è questo? Inasumare. E quindi niente. Non lo faccio subito al 50, no, 60, anzi, bisogna farlo scendere da 50. Fammi vedere una cosa. No, anche loro li posso far scendere a 60. Ah, mi sono fermato anche loro a 50. Allora, ok, credo che ho già 60 anche per loro. Ricevuto, capo. Quindi allora, perché se io faccio l'ascensione i nemici dovrebbero essere meno, ho visto che i nemici più o meno sono 44-48, presumo che saliranno più o meno al 50, e che mi sarebbe aspettare di essere a livello 60, e se no il problema più grave è quello lì. Vabbè, allora facciamo semplicemente così. Ho aperto l'app, dice che è il mio personaggio preferito, lo sai. Eh sì, facciamo così allora. Benny's Adventure Team Assemble! Pian pianino, non abbiamo finito bene, ci passiamo a 1, 2, 3, 4, poi vediamo come va con Barbara. Barbara mi piace tantissimo, ma e non mi dispiacerebbe tenermela ancora un po'. The new usare, no, non mi dispiacerebbe perché è facile da usare con gli healing. Serve soprattutto per i boss. Serve soprattutto per quello. Tutto qua. Allora, io oggi farei, non farei che esplorare un pochettino, perché tanto qua ce ne vogliono molti di più di quei cosiere. E abbiamo bisogno di trovare in giro pauli che ci danno quelle poche primogemme e altro. Quindi io comincerei da un posto dove non abbiamo, questo l'abbiamo scoperto oggi. Qua non ho ancora voglia di esplorare senza che si attivi un cazzo. Possiamo provare ad attivare questo. Poi naturalmente si domini, stanno andando anche queste cose qua. Era
cosa interessante sarà proprio quella dopo, quando io cercherò poi di salire di livello, che sarà interessante. Ci mettiamo a fare più domini naturalmente che boss. Poi se ci sono boss nei domini sono cavoli nostri, ma non credo che ogni dominio ha un boss. Allora. Perfect weather for sipping a cup of tea while gazing out the window. Dico la verità che secondo me sto prendendo un'influenza. E adesso non so come. Speriamo di no, speriamo che non. Col baule Vigo ci ha preso. Quindi è ufficiale, la espandono. Loro penso che non espandono invece. Me lo ricordo quel baule. Poi magari mi sto completamente sbagliando, ma me lo ricordo. Penso che quelli lì, i bauli, quelli lì grossi, non respawnano, però i bauli ricercati sì. Fantasmini anche non respawnano. Penso l'idea sia che a un certo punto arriveremo che avremo pochi fantasmini. No pain, no gain. Però avremo un sacco di bauli da coprire, non so coprire. E volendo possiamo pullare già un'altra volta. Volendo. Quello di Noelle è ancora lì. Però non ho ancora voglia di pullare, nel senso che. Non so, lo sì lo farei ma. Un secondo, non so se ne vale la pena aspettare, ma non so neanche se, nel senso che se otteniamo un personaggio 5 stelle converrebbe partire da lui forse, però non so, adesso vediamo, dopo ve lo dico. Andiamo a esplorare questo dominio. Sarei curioso, dopo me lo cerco su internet, se. Ma mi sembra che l'ho già cercato, che se i bauli respawnano, mi sembra che c'era scritto. Dopo un tot di tempo. Ma piove o. Piove, quello che è. L'effetto non è molto. Non è molto fra noi. Perché loro sono uno. Perché loro sono al 41, siamo abbastanza in là nella mappa. Quindi penso proprio che i nemici non si alzeranno di livello tanto. L'unica cosa che mi fa paura è rimanere incastrato come l'altra Even better volta. than I imagined. It's my lucky day. They say anyway, knowing my luck, the opposite is probably true for me. Questo qua. Questo ragazzino qua sembra io quando ero un teenager. Più o meno. Sì, queste non dovrebbero respawnare. Adesso lo cerco insieme a voi per curiosità. Ci sta che sia lontano. Let the show begin.
Aiuto, tutti. Non me ne più. Cosa vai? Solo che ti toglievo un po' più di vita. Blitz. Vabbè, ti ho one shotato. E ormai i personaggi piccato ho paura. Mi dicevo prima, ho paura di rimanere incastrato. What do you think, cutie? Una volta. Non sarebbe una grande cosa. Però non so. Sinceramente non so neanche cosa meglio fare. Allora, avevo dimenticato delle cose qua. Che ero di qua? Non so, dovrei farmi un giro lì. Dove adesso dobbiamo andare a fare le quest. A vedere più o meno che livello ci chiede. Però non penso che ci chiedano più del 60. Ah, c'è una sfida lì. Un'altra cosa. Adesso cerco il signore. Che ho scritto chest Genshin Impact dei respawn dei le ceste non respawn ma nuove vengono aggiunte nuovi aggiornamenti. Ah, se tu sali di livello ne spawnano nuove. C'è da non spawn e come c'è spawn in you. Ok, c'è scritto che non respawnano ma quando tu sali di livello ne appaiono altri. E quando rilasciano nuovi aggiornamenti pensavo che un giorno avrei finito tutte le ceste, però da quanto capito poi è impossibile finire le ceste. Oh, mi sono dimenticato delle robe. You can't run. Oh. Hai. Ti. Allora. Adesso mi viene nel nella mia testa nella oh che cacchio sì vabbè nella mia testa mi viene da pensare conviene aprire tutte queste ceste adesso che se ne fuori e che devo fare qua battaglia right. Yeah, yeah. Yeah. Okay.
forse ho capito cosa devo fare. Ma perché che? Che non ho un personaggio. Perché continuo a buttarmi con l'acqua? Non è che sia una grande cosa. Perfetto. A mia maniera, ma lo faccio. What do you think, cutie? Quindi queste sfide qua non le spero, ne aggiungono altre. Ovviamente se aggiungono nuove zone ci saranno nuove ceste. Ovviamente non è che ci vuole un genio per capire. Oh, niente, nel senso che questo è il telefono. Vai qua. E niente, nel senso che non ho fatto molto. Penso che non ho aperto né. Ah, è qua che ho dimenticato. Non ho aperto né il gioco né niente, sono stato tranquillo. Avevo altro da fare. Allora sono stato tranquillo lì a fare quello che dovevo fare. Quindi niente. Quello che vedete qua è quello che ho ripreso a fare, non ho fatto nient'altro da. Tra l'altro ieri sera non ho neanche toccato gli sci. Wow. Non ho neanche toccato gli sci Impact. Qua dobbiamo affrontare tutti questi una volta sola. Devo ancora poi fare quello lì del boss, ma non c'è tanta voglia. Quando ce l'ho più voglia è solo uno, penso che sia si accende, no? Quello stava mangiando. Leggermente disturbato. Vai. Off we go. Let's light it up. È completamente pazzo. Con Bennett c'è una differenza incredibile. Meno male. Io prendo questi. Sì. Però non ho preso questo. Quando saremo un po' più. Ma non lo so neanche io. Quando sarò un po' più sicuro, diciamo, con i nostri personaggi, proviamo. Torniamo indietro a fare quella missione lì. Ma io penso che ci siamo, dai. Anche quella missione lì si può fare. Dato che livello saranno quei guardiani in quella missione 30. Ah sì, va bene. Penso che va bene. Il fatto è che. Il fatto è che sono molto previdente in sto gioco qua, ma la maggior parte del tempo non serve essere previdente in sto gioco qua. Non serve assolutamente niente. Solo che, insomma, essendo un gioco free to play sono abituato a. Non dico che sono abituato a giocare perché da un po' che non gioco un gioco free to play. E da anni. Però il fatto è che semplicemente non voglio fregarmi da solo. Uno con te. Ci ho provato. Non ho pensato usare Bennett, però c'era solo a carico. Forse anzi, c'era solo a carico. Ok, qua c'è un altro guardiano. Qua c'è. Questi ci servono perché poi dobbiamo far livellare il nostro personaggio. Sembrato un po' strano. Oddio, ma questi sono i 41. L'unico problema che abbiamo noi. Voilà King. Nicole!
you said? He picked the wrong test subject. L'unica cosa sono i boss. L'unica cosa che ti frega, secondo me, sono proprio i boss, nel senso che l'avventura tu te la puoi fare a modo tuo, ma hai bisogno di farti rivelare dei personaggi. Ti frega quello se tu sali di mondo, sali di livello. Del mondo non puoi fare più boss, quindi è un po', tra virgolette, loccato, diciamo, con quello che hai, insomma, almeno che ti metti a fare le scorte come sto facendo io, per un po' hai questi personaggi qua, non puoi. Sì, puoi andare nel mondo degli altri. Today's no good for going out. Sì, did I say that yesterday? Realisticamente parlando, let the show begin. Sei incastrato con i personaggi che hai. Penso che la base di salire di livello sia proprio buona. You can't run! Out of the way! That's gonna hurt in the morning! Okay. Ah, ho fatto vaporizzazione per sbaglio. Judgment! Stavolta non è andato mai. Let's dance. Take cover. Boom. Avevo fatto una combo un po' strana, però funziona. You can't run. You're in for a little shock. Ah, alla fine sti cosi qua sono fatti. Dovrebbe essere anche il 41 lì dove dicevo prima. Allora dovrebbe esserci il problema. Get out of here! Out of the way! Nice and much. Non ti che sapere. Autobot. No. Allora, qua ci sono due di. No pain, no gain. E addirittura c'è l'acqua. Non c'è la roba che può fare Amber. Ok. Beh, abbiamo Bennett, però forse con Amber facciamo molto prima. Allora, non so se aprire adesso. Perché da questa parte. Fammi aprire questo e poi torno. Così mi sento un po' più. Dico tranquillo, un po' più felice, diciamo. Tanto qua non c'è niente, non c'è nessun boss a guardare. Per esempio questo è livello raccomandato 45, quindi io penso, credo che quando faremo di livello che no, tutti i nostri personaggi, non so se saranno 60, ma facciamo 45, sì. Facciamo 55 per dire, penso che ci rimangiamo un po' di domini. Il problema è che anche il livello dei domini secondo me sale. E anche lì devo guardare e fare attenzione. No, no, non è vero, perché alcuni domini li sblocchi, quelli lì per le armi, soprattutto quelli per i materiali delle armi, eccetera, eccetera. Blocchi, risblocchi e il livello rimane quello lì. Però ho notato che per alcuni domini, soprattutto quelli dell'avventura, e questa cosa qua ho visto che
Another test. Out of the way! Why do they never miss? I'll protect us. Hi, how's it going? Take cover! Mi piace che erano lì che pensavano, chissà come si apre questa cesta. Muoiono loro se per attaccare. Almeno che hanno questa loro. Premi due. Costello di anemo che so. Chiamano così, Sì, penso che sia lì sotto. Qua invece c'è il puzzle che possiamo fare. Ma facciamolo anche con Bennett. Let's light it up! Va bene lo stesso. Tanto non penso che muore qualcuno. Ah, c'è di una di queste barrette qua da fare. Ma abbiamo già a fare dall'altra parte che non mi fa fare la missione cooperativa. Che non mi fa fare le cose cooperative. Punto c'è un'altra cosa lì che ti blocca, non lo facciamo, qua. E ancora sì. Illuminato, non so come dire. Acceso. Ho anche letto che le esplosioni e pyro la stessa cosa. Quando parlo così sembra che sono un newbie, anche se non c'è personaggio, diciamo 5. Rispetto a molte altre persone sono un newbie, ma non ho cominciato l'altro giorno. Mi piace dire le cose in questo modo. Even better than I imagined. It's my lucky day. In questo modo con me. Forse dovrei dire in questo gioco, no. Qui c'è altre statue, non so se ho tanta voglia di attivarle semplicemente queste statue. Ah, c'è un ermellino. Vabbè. You can't run. Yeah. My turn. Allora. Ancora ste bestie. Allora, non so cosa fare qua, se stare lì a dieci fare queste tavolette o lasciare perdere. Perché se mi danno un'altra missione che non posso fare cooperativa, sinceramente una tira l'altra, non ho tanta voglia di. Allora facciamo così. No? Andava bene lì, ma mettiamo qua. E poi questa la facciamo qua. Guardo un po' in giro cosa c'è, perché sinceramente non ci vuole. Quando Bennett sarà poi al 50 di 60 come tutti gli altri. Non lo so, non mi ispira, non c'ho tanta voglia di. Lasciamo stare. Non c'ho voglia di mettere i piedi in due scarpe. Il piede. Ceste si possono aprire, eccetera, eccetera. Quello ci sta. Però se mi tocca di nuovo. Mi stupisce che siano così low level. Così qua. Get out of here! Out of the way! Let's dance!
once. Judgment. Don't be such a brute. Un'altra cosa che ho pensato a mettere Bennett è resistenza elementare, perché quando tu fai la combo lì che ho fatto adesso, lui non mi dà, non fa danni, però la cosa che fa e mettere semplicemente appiccare un fuoco. Questo fuoco qua gli fa danni. C'è un'abilità che It's a miracle! Aumenta la resistenza elementare. Però teoricamente ce l'ha già lui, penso. Però noto ogni tanto che arriva quella metallica, ma non so, sembra un perk un po' inutile, dico la verità, sembra un pack più inutile. Ci avviciniamo al porto, quello sono sempre più vicino al porto e il trasporto qua lo attiverei. Cioè queste montagne qua mi fanno venire in mente quella volta che abbiamo fatto la quest sopra le montagne. Non so se c'era ancora Luca anzi se c'era Luca. Who are you anyway? Who are you? Ovviamente forse c'era io. Sì, perché stava guardando. Sì, me lo ricordo. Quella è una bella missione. Guarda un po'. Speriamo di essere abbastanza alti. Qua c'è qualcosa. Nonna Ciu. Che bei nomi. Cos'è questo? Ah, la conchistella. Dovremmo averne due adesso. Sembra abbastanza rare. Così. Voglio vedere cosa c'è qua dentro. Niente. E dove c'è Nonna Ciu. Che posto strano mi vedi. Strano vedere degli NPC qui, vero? Persone, vabbè. C'è un po' di roleplaying, dude. C'è una scarpa. Even better than I imagined. It's my lucky day. Mi piace la sua voce. È molto, come si può dire, spontanea. È molto spontanea. Partiamo da Nonna Ciu e distruggiamo tutte le cose. Ah, Nonna Ciu. Oh, un viaggiatore. Chiedo scusa. Sei così presa ad ascoltarlo parlare che non ti ho sentito entrare. Io non ho sentito parlare nessuno. Nemmeno io all'inizio. Ma in qualche modo, ora che sono passati decenni, e sebbene il mio udito abbia continuato a peggiorare, ho iniziato finalmente a sentire. Mio marito da volte toma, non so. È meraviglioso che la leggenda sia vera. Perché significa che non ho aspettato qui in vano per tutti questi anni. In vano. Dude, sa nonna, what the freak? In vana. Chi parla di quella leggenda? Quale leggenda? Quale leggenda? Se avvicini l'orecchio a una conchiglia, chiudi gli occhi e ascolti attentamente, sentirai il suono del mare. Lo sai, vero? Sì. Beh, ho pensato che mio marito non sarebbe più tornato dal mare. Ma dai, ci ho azzeccato. Ci ho azzeccato, non ci credo. Ma dai.
Beh, ho pensato che mio marito non sarebbe più tornato dal mare, ma mi chiedevo se avesse avuto le parole di addio per me. Così mi sono trasferita in questa casa nella conchiglia e da allora aspetto. Aspetto il giorno in cui sentirò la sua voce sopra il frangersi delle onde. L'ho azzeccato. Beh, in effetti lo sapevo anch'io che se metti la conchiglia sentivo male, no? Però, boh, di chi parli? Il mio marito, un uomo muscoloso con la pelle color bronzo. Quando mi chiese di sposarlo sembrava un bambino. Prendeva tutti così seriamente, insistendo sul fatto che voleva invecchiare insieme a me. Ah, prendeva tutto così seriamente. Insistendo sul fatto che voleva invecchiare insieme a me. Oh, che cocchio. Siamo cresciuti nello stesso posto, un villaggio di pescatori, ci guadagnavamo quando ne avevamo da vivere grazie al mare. Era dove siamo andati la prima volta. Eravamo sposati da 4 anni, quando un giorno durante una terribile tempesta in mare mi legò alla nostra barca. Eravamo sposati da 4 anni, quando un giorno durante una terribile tempesta in mare mi legò alla nostra barca malconcia per assicurarsi che rimanesse calda. Andai alla deriva tutta la notte, fino ad approvare qui, strisciando fino alla salvezza. Ma la nostra occasione di invecchiare insieme era svanita. Queste missioni qua mi fanno rimanere male, sinceramente. Ho capito che è un NPC, è una persona con una vista. Che cacchio, non acciu, non mi puoi dire queste cose qua. Da 4 anni? Ma scusa. I hear your voice, my love. Eravate talmente uniti, tu e tuo marito, che hai aspettato tutta la vita qua, ma in tanti siete solo stati sposati solo per 4 anni. Ow! Where did that come Eccoci, ha from? tirato un sasso su un marito. Ma non è ciò. Siamo stati malvagi. Si vede che ci tenevano tanto vicenda. I hear your voice, my love. Brutte cose da sentire, sinceramente. Ma senti che voce per la leggenda o perché, vabbè. Adesso arriva un altro sasso direttamente. In testa. Oltre al monitor. Psst. What are you fucking talking about? What the fuck? vabbè. Mi dispiace queste cose qua. Signorina Boo è un indovino. Boo. Ho sensazione che tu stia cercando qualcuno, ragione? O forse sei qui per la leggenda? C'entri in questo tutto questo. Chiediamo anche lei, qual è la leggenda della casa della conchiglia? È molto conosciuta tra i giovani di lui. Poi una conchiglia si può sentire il rumore del mare, lo stesso vale per quella casa. So che i suoni che si sentono qui non provengono dal blu oceano, ma dal mare delle anime. Quando io non ci vivrei mai in posto di Quando qualcuno dei suoni della casa della conchiglia, in realtà. Scusa, non volevo spaventarti. È una leggenda, o c'è del vero? Signorina Boo. Certo che non so se troverai marito tanto facilmente se ti diverti, insomma, a raccontare queste storie. A meno che trovi un entusiasta di Ghostbusters, avanti. Beh, che dire, l'unico modo per saperlo è parlare di persona, non credi? Prendi con te questa conchistella, avvicina l'orecchio quando sei da solo e forse sentirai davvero qualcosa. Ok, ci provo, se me la fa usare, ma non credo. Sto cercando qualcuno, gli ho detto. Proprio come pensavo, beh. Per indovina Boo, è stato un gioco da ragazzi.
persone che per te lo leggo come un, come, lo leggo come un libro, vuol dire facile fare predizioni su persone. Letto da qualche parte, eh? Ad esempio, perché molti segreti che a volte ti senti solo, che c'è qualcuno, che occupa un posto molto speciale nel tuo cuore. Diresti la stessa cosa a chiunque, mister. Non è così, sono verità personali che ho letto chiaramente nel tuo destino. Dot dot dot. Ho detto troppe cose tutte assieme, vero? Lezioni imparate, naturalmente, però così. Beh, diciamo che sì, posso pensare che tutti hanno qualcuno di speciale. Che mi sento solo. Qui, allora, io se mi metto qua, no, con la signorina, sì, la signorina, non faccio coraggio. E vado qua, non penso come lo può fare, sarei curioso se veramente si inventa una quest gioco. La conchiglia. Questi ne abbiamo così pochi. Anche cose dai denti di leone. Scarabeo. Tofu. Allora, dov'è la conchiglia mentre sono. Questo si trova nelle spiagge di lui. No, non me la fa. Spero che si attiva una quest, qualcosa del genere. E Let's go find some treasure. ogni tanto ci sono dei ogni tanto questi giochi qua, degli oggetti apparentemente innocui scatenano quest. Sembrava proprio cioè, sembrava proprio che stavolta se facevamo quello tirava una quest. Ma scusa, come fai a vivere in un posto così isolato, pieno di mosi? Là ci sono i boss, i mini boss. Bro. Ah, è finito un'acqua così ha annullato l'effetto del fuoco. Anyway. Quelli del ghiaccio mi danno ancora di più. What do you think, cutie? Penso che l'idea dell'energia dedo sia proprio quella. Penso che non c'è una debolezza. I'll protect us. Prendimi un po' di vita per laser. Ma mi sono preso un mezzo infarto. Qualcuno ha suonato un clacson. Mentre passava. Mi sono preso un infarto. Sto guardando, c'è gli occhi neri. La scura. Ma è tu che io lo. Eh sì, ho detto due cose allo stesso momento. Dario. Come va qui? Può affrontare ogni singola persona che vede. Ah, c'è di nuovo un mistero, non si può dire. Off we go! Get out of here! Come a little closer. Congratulations. Hai lasciato tuo figlio morire. Bravo.
un po' esagerata come. Come cosa da dire, però insomma. Oddio. Non è che io odio queste qua, solo che sembrano veramente. Out of the way! Siamo capiti. Let's dance. You can't run. Oh. Blink. Over here. Get. The more, the merrier. Ah, ci ha detto da larva nebulosa. Ah, ecco perché. Ecco perché sono così. Va bene. Non esageriamo. Qui ci sono dei cacciatori. Prima o poi diventeranno degli alleati. No, no. Mi piace sta zona così, pensare che lì senti il mare dell'aldea, mi piace, tranquillo. Beh tranquillo, dipende da chi. Però è una zona tranquilla. Sabul. Il governo preferirebbe meno. Ah ecco. Why do they never miss? Ma non ci faccio più tanto caldo. You can't run. Out of the way. Adesso si fa il sovraccolpo. I'll protect us. Non so, un'altra domanda. Però rimanere stream e ci sentiamo una domanda che se. Ogni volta che vedete ogni singolo personaggio e avete l'abilità, la ultimate point, la tirate o ve la tenete? Cioè, ne vale veramente la pena avere tre persone in schermo messe in croce e ci impieghi tipo 20 secondi a ammazzarli per e così tiri, fai avanti e indietro uno o due secondo la combo che stai facendo te. Oppure conviene tirare un ultimate ogni volta che. Ogni volta che ce l'ha. E dipende, alcuni personaggi hanno la ultimate qua. C'hanno proprio l'animazione. Se hanno l'animazione ci impieghi ancora di più. Allora, io qua non riesco a prenderti da sotto. Perché devo buttarmi giù dalla montagna? Perché tanto qua bisogna nuotare. Mi piace che quando siamo nell'acqua siamo. Non lo faccio apposta. Mi viene naturale. Allora facciamo così. Tu sei così. Se voglio ti prendo. Siamo capitati su Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag è un gioco che ho sentimenti contrastanti, nel senso che non mi è piaciuto. Molti lo adorano, molti dopo Assassin's Creed 3 per molti è ancora meglio di Assassin's Creed 3 quel gioco lì.
Per me però è... Non so, non mi è mai piaciuto. Non mi è mai semplicemente piaciuto. Qua la ultima. You're in for a little shock. Get out of here. Take cover. E che cacchio? Non fare venire. Let's light it up. Cosa? Adventure time. Get out of here. Bam. Sarei l'ennesima vittima. Fa un male usare. Forse dovrei spammare di meno di abilità usare. Quello non lo so. L'importante è che non muoio. E riesco a fare le mie missioni, poi. Se quello muore un secondo prima, se quello muore un secondo dopo. In realtà lo devo ammazzare. Sembra che Chain Lightning. Judgment! La, cioè, quando noi facciamo super condizione sembra che. Che appare tutti quanti la super condizione. Boh. Da una parte sono contento che. Fa il fuoco così. Perché molti personaggi come servirebbe un personaggio così anche con Rosario. We go. Another test subject. Take cover. Freeze. Abbiamo tirato già. Aspetta, ha detto freeze come. You can't run. Come a little closer. The wrong test subject. Get out of here! Out of the way! Siamo praticamente sempre con la roba. Hunter becomes the hunted. Qua ci stiamo avvicinando a. Ah già, hanno attivato tutte le trasporte. Che pesante. Due ne ho mancati di teletrasporti.
così è perché c'è la montagna da fare. Vabbè, facciamo questo qua adesso. Poi se l'altro si attiva o no. You shall not pass! Inizia quanti minerali. Hello? Get out of here! What? Bennett fa un all'inizio fa un male poi però dopo quando abbiamo gli altri personaggi può da prendersi da e penso sempre che solo a carico sia sempre attivo. Il fatto è che l'abilità di Bennett si attiva abbastanza velocemente, quindi anche lì devo darci uno sguardo. Port? Cos'è? È quello? Ah, è la barca del porto. Che forte. Non so se mi piacerà il porto. Sono curioso come Inazuma, che c'è scritto ovunque, ah c'è quel personaggio lì, c'è quel personaggio lì. Sarei curioso veramente di sapere come Inazuma. Qui c'è un altro di quei cosi, vediamo se riusciamo a prenderlo. Sì. Questo è facile da prendere. Di nuovo. Con piacere, perché ogni tanto sganci cose interessanti. Get out of here! Out of the way! Adventure time! Ah, a parte che tu. No, ok. Come a little closer. Ho sbagliato io a fare. Take cover! Why do they never miss? Let me amuse myself a little. You really know how to get me. Get out of here! Take cover! Going. Pensavo che lei era in mezzo. Let's dance. Che non c'è una cesta, se non mi ricordo la lancia del principio. Sono abituato a vederle di fianco a una cesta, qualcosa. Si vede che tra virgolette faceva la guardia a quella, tra virgolette, nel senso che loro wise non c'entrano assolutamente. Qui c'è un accampamento pieno di libri. Ah, una specie di checkpoint. Hai trovato il diario dell'avventura Roald, Foresta e Pietra. Anche noi abbiamo un accampamento così che possiamo mettere ovunque vogliamo. Però non l'ho ancora fatto perché tanto. Se troverò qualcosa di interessante da mettermi davanti, cioè, proprio lì davanti, lì davanti, non so se funge la teletrasporto. Mettiamo un po' davanti all'abisso. No, però insomma, non. Appena ho sbloccato un po' di più la mappa, magari siamo anche in un'altra zona, oltre a queste
e ci diciamo, boh, secondo me qua ci può stare. A me va benissimo. E diciamo, come a little closer. Però fino adesso, cioè, non ho voglia di mettere a casaccio. Non ne vale molto la pena mettere a casaccio. E adesso non so cosa... Cioè, non so cosa fare. Stavo pensando a Barbara perché... Ci sarà poi un altro personaggio da sbloccare che voglio. Posso di Barbara? Quindi vai. Out of the way. Invece che mi rifermo. You're in for a little shock. That's gonna hurt in the morning. Why do they never miss? Come a little closer. Non voglio che fai così. The show begin. You can't run. Take cover. Ow. Cavolo, non è lo stesso. Come a little closer. Judgment. What a nuisance. Spero sempre che posso evitare. Che musica. Le prime volte che l'ho incontrato speravo una mega esplosione. This is the kind of surprise I could sing about. Chissà se conviene essere a livello mondo 8 più 8 e conviene spacchettare queste cose qua oppure conviene fare come stiamo facendo noi e poi alla fine penso che sia la stessa cosa, nel senso che non penso che ti darà le mega cose overpower. Ogni tanto sì, mi è successo, mi ha dato cose veramente forti. Poi ci stai più di una volta. Però tanto... Cioè non è... La cosa diversa di questo gioco, non strana, diversa, è che tu ottieni un'arma. Qualunque tuo sia il livello, la puoi usare. Che ne so, cominci a livello 1, il gioco ti dà le prime gemme. Sblocchi la, per dire, sblocchi con i desideri un'arma, la puoi usare. Stessa cosa vale, apri una chest, ottieni un trinket che ti piace, l'equipaggio. Non c'è nessun limite di livello, nient'altro. Questa è una cosa che veramente quelli che hanno fatto Genshin ci hanno pensato molto, secondo me avevano le idee molto chiare. No, ma questo gioco è molto futuristico, nel senso che secondo me è molto se ci fossero altri giochi così sarebbe bello. Mi vedrei
anche, dico, anche i giochi a pagamento che hanno un season. Se mi riesco a farmi in tempo. Sarà un puzzle però penso. Mi sembra un puzzle però. Sì, è tutto chiuso e quindi hello. Hello. Volevo vedere se riuscivo a buttarli giù. Anche se con lei è a livello bassino. Oh. E non mi rompete i VIP. Quando batte il figlio contro i cecchini è l'unica qua di livello alto è Junmin. Posso ritirarmi un secondo? Non voglio di ritirarmi, sarà una pessima idea se bet you can't keep up with me. Aspetta che mi metto questo. Però è tutto misto. Ah. Andiamo a prenderlo là così non ci rompe più le VIP. Sembra un puzzle però non ho la minima idea com'è. Dovrei seguire il percorso penso. Oh, non puoi cadere. Leave it all to me. And step. Perfetto. Non era proprio il nostro team migliore. Possiamo salvare. Forse devi andare in ordine a cerchi. Da dove comincia il cerchio? Ok, forse ho capito. Vediamo se è proprio così. Penso di sì. Non penso ci sia un altro modo. A meno che ci sia una tavoletta con la verde qua. Comunque. Poi via. Ah. Oh no. No. Ti beccarci. Affrontami su. Non gli facciamo già un niente. Posso ritirarmi un secondo? Cioè, paso se... Step.
Yeah, I wasn't even sure that. Finisce bene. Quello poco passivo. Break a leg! Posso... Fammi attivare il teletrasporto. E colei come sempre muore. Dicono che colei è IT, ma me la faccio sempre morire sta poveraccia. Ehi, Black Space. Vuoi una mano con il boss? No, perché tanto non funziona la modalità cooperativa, cioè. Tutto a posto. Sei tornato a trovarci. No, non va la modalità cooperativa perché stiamo facendo una missione che poi devo completare, ma non mi serve una mano, però grazie comunque. Dicono che colei va, però io continuo a far ammazzare. No, è che aveva bisogno di Geo, allora io avevo i due personaggi di Geo. E niente. È capitato quello che è capitato. Un po' si comparso, eccetera. Tu come va? Sei riuscito a prenderti la ragazzotta nuova o il ragazzotto? Spero di sì. Allora qua non mi ricordo però dove erano Mister Fantastic. Era in qualche altura. Veloce. Go Barbara, go! Io hai provato con l'evento della io. Ah, Mizzi! E beh. Ci credo. Ah, eccolo qua. Yeah. Spero solo che non abbiamo... No. Go, Barbara, go! Spawnerà oppure ho combinato? Guarda. I'll protect us. Tanto non ci due secondi. You're in for a little shock. Devo fare quella missione di... Judgment! Praticamente c'è un puzzle da risolvere, ci sono tre camere. E tu devi... Non so perché avevo... pensavo che avevo Rosario. E io vorrei sostituire Lisa con un altro ragazzo, sinceramente. Perché ho ottenuto Bennett e sinceramente non ho voglia di... Cioè, va bene Bennett, dai, può stare lì. Non ho le risorse praticamente infinite. Boh, questo è fatto.
ha mangiato. Kino der Tod. Kino der Tod. Se lo sblocchiamo lo chiamiamo Kino der Tod. So che non tornerà subito quello sì. Però sinceramente. E adesso niente, nel senso che se proprio non riesco. Allora, primo gemme me ne vorrei tenere ancora un pochettino. Se non riesco a ottenere nessuno dei due 5 stelle non fa niente. Nel senso che voglio aspettare che arriva. Come si chiama? Deia. Deika. La ragazza dell'acqua. Anche quella lì mi interessa. Come personaggio. Diciamo che sono un po' in un punto che ho tanti personaggi che sono di un elemento ma non riesco tanto a fare le combo con gli altri, quindi sarebbe un po' per me è un po' un pasticcio per quello, nel senso che sì, magari ottieni quel personaggio 5 stelle poi serve nel team, non serve. Sicuramente un Deia, sicuramente, però come dicevo prima, mai c'ho bene. L'unico che può servire è Kino der Tod. E poi, ah sì, poi mentre non so se c'è l'altro giorno, ma ho ottenuto lei, mi ha dato lei. E volevo provare a sostituirlo a Rosario. La Rosaria, perché Rosaria va bene, ma sta perdendo un po' il colpo. Diciamo. Sta perdendo un pochettino il colpo. Quindi vorrei più che altro vorrei provare qualcun altro su quello se. Vedere se sbloccava qualcosa di interessante, sicuramente è un puzzle. Però no. Perché poi non so quanto ci hai impiegato te a spacchettarla, però sentivo nel sito della iOS che qualcuno c'ha. Pensate, fatemi un'email, io sinceramente. Giù monta voi. Certo, sei tutto al massimo, tutti i personaggi al massimo, cioè, non proprio tutti al massimo. Però. Non stai lì a spendere le prime gemme. Cioè, aspetti quando esce un personaggio nuovo, in verità penso che sia quello. Allora, lì non riesco a capire che cacchio è. Devo metterci un iconcino. Cioè che cacchio mi sta qua. E termine qua c'è piano. Grazie. No, un fanciare sicuramente attiverà qualcosa, no? C'è tanta voglia di dovrei questo no. Non c'ho tanta voglia di stare lì a farmi, cioè finché lo capisco va bene, ma stare lì mezz'ora a pensare cosa devo fare. Oh. Oh, ne ho preso uno veramente. Ah, qui c'è un backpack perso di qualcuno. Ah, ti puoi sedere qua? Che bel posto però.
E cosa c'è invece? Ah. Ma va. Togli Lisa da lì. Diventa un bello sfondo desktop. Che bel posto. Qua non c'è niente. Poi c'è da andare anche lì. Se dovessi proprio scegliere, mi piacerebbe sostituire Rosaria con Gaiu, vabbè. Comunque scrive Gaiu, ma non so se la pronuncia corretta. Perché soprattutto perché un sacco di miei amici ce l'hanno da un bel pezzo. Non la tolgono mai via dal team. Essendo quello un personaggio livello, cioè livello 5 stelle, anche lì ci vuole un po'. Devi avere il giusto. Ah, c'è cosa. Devi trovare il giusto. Come si dice? Evento, devi trovare giusto. Ok, sì, guardiamo qua. Andiamo su dettagli. Poi probabilità di ottenere lui, no? Fino a lì ci siamo. E poi quella è. Però appunto qua c'è che Queen. Non c'è. Gli altri personaggi. Non c'è gli altri personaggi. Cosa stanno facendo? Sono ubriachi marci. Stavano facendo. Off we go. Let's dance. Come a little closer. Submit. Thank you. Get out of here. Can't you start? Adventure. Ah, pensavo avevo già l'abilità però. Judgment! Get out of here! Sì, non so se è un ragionamento giusto che lui di YouTube. Facciamo un spirito. Per dire qualcosa, ma bisogna. Cioè, early game penso che non sia di. Early game nel senso. Rispetto agli altri che sono a livello massimo. Devi stare lì a spacchettarti con il singolo personaggio che trovi. Se ti interessa qualcuno, sblocchi. Però deve essere utile per il tuo team, perché se provi già a sbloccare un personaggio, in questo caso abbiamo già Bennett, ma sarebbe un po' un nome. E mi dispiace forse. Mi dispiace. Quasi lascia perdere, però non lascia perdere. Ok, abbiamo 1-1-1 XP. 1-1-1! Ok. Ma... va bene. Voglio sbloccarmi Kaeya. No, non è Kaeya, com'è? Ah no, lei è freddo. È già è vero che lei è freddo, che ho fatto un ragionamento tutto mio, mi ero detto.
Lei è fredda. Mi ero completamente dimenticato perché appunto adesso abbiamo lei nuova. E cacchio. Poi magari non la otteniamo neanche quella lì, ma spera di sì, dai. Che cacchio. Sarebbe troppo forte. Perché mi piace davvero quel personaggio. 1, 2, 3, 4 Quindi mi sa che ci teniamo così sulle spine, perché questo qua, questo qua, perché ci avevo già ragionato sopra ma non mi ricordo niente. 18 giorni. Potrei aspettare ancora, perché il prossimo, non mi ricordo se il prossimo banner è prima quello, cosa? Ah no, qua eravamo già prima. Non so se il prossimo banner sarà lei o qualsiasi altro personaggio. Non so neanch'io. Però boh. Perché sarebbe un upgrade veramente netto rispetto ad usare adesso non solo la ragazzola di qui, dove forse anche quella è una overpower. Però mi piace molto il personaggio, anche esteticamente mi piace la ragazzotta lì da sbloccare. Boh, tanto mi sa che staremo qua un bel po' su sto gioco qua. Penso che prima o poi i banner gireranno. Prendiamo chi vogliamo. L'importante forse è concentrarsi sui personaggi appunto che possono aiutarmi, e questa è quella lì, potrebbe aiutarmi molto. Non so. Adesso guardiamo, penso che dovremmo riuscire sicuramente a aprire altri, sicuramente sì, con quello lì del dono eccetera che abbiamo. Dov'è questo? Dov'è qualcosa che dobbiamo prendere? Che cacchio? Non lo vedo. Ah. Dove? Ah. Prego, dimmi che siamo giusti giusti. Io santificato. Già concentrati sul il prossimo banner, o lascia perdere, non so cosa conviene fare. La cosa che conviene fare è fare quello che vogliamo senza stare lì a disperarci, sinceramente. Tutto qua. Il prossimo banner che ci benedirà e ci darà quella ragazzotta lì. E noi abbiamo qui qui importante qualcosa nella mia testa dice non è una buona idea. E certo che non è una buona idea, però non posso vivere nel terrore di ottenere un personaggio. Che cacchio sono te? Io voglio provare un po' tutti i personaggi, se no che senso? Che senso ha avere sempre i soliti tre personaggi che si vanno bene? Che se ne frega. Vediamo se c'era qualcosa qua sopra, ma qua sopra c'è il teletrasporto, cioè niente. E adesso prima di mangiare proviamo un altro pochino. E poi se ci dà sostituiamo l'isola. Ma invece mi sa che c'è altro.
Pensavo che era il fuoco. It's a miracle! Cavolo, 1-1-1. Mi stupisce però che molte persone entrano nel mio stream e dicono: ah sì, devi usare questo. Beh, sì, lo so. Questo lo so. E c'è ancora da rianimare con lei. Quasi quasi tornerei qua. Benedizione della strage. Ah, ok. Vita intera. Possiamo darti qualcosa? Senta. Che miseria. Vigore è una cosa che mi interessa, perché il vigore vale come magica. Più magica abbiamo, meglio. Però siamo saliti solo di 2 livelli, solo tra virgolette. E adesso abbiamo mitica, adesso abbiamo tanta di quella stamina. E walkover. Non tantissimo, vorrei dire, ok, però rispetto all'inizio. Rispetto all'inizio. Rispetto a quando ho cominciato il gioco. Qua c'è un altro teletrasporto, però non voglio, ripeto, non voglio, no, siamo già troppo vicini al porto. Non voglio, no, perché ho paura che parte un cutscene, dobbiamo fare qualcosa. Nancia, vaian. Qui è pieno di nonni. Respectfully. Eldos. Che vuoi dire, forse? Ziuliu. To be young again. Che bello essere giovani. Ma non saprei, Ziuliu. Essere giovani dell'età tipo di Bennett? Sì. Se parliamo già dell'età di Rosario. It's not that funny. I mean. Ah, anche qua c'è da fare questo. Beh. I mean. Vediamo solo che non me lo toglie subito. Fai switchare da il mio personaggio Gira. Observe. No need to stand on ceremony. I'll just take this. Mi piace che gli ha dato la vita completa. Forse anche perché avevamo quello di Anna. Beh. Allora. Cesto, anche lì ci ha lasciato pieni. Ci avviciniamo sempre di più, sempre di più. Mi trigger sta zona qua. Compensa spedizione. Ah, tornati. No. Che me ne frega di tornare a... Voglio andare qua. Fammi tornare a casa mia. Buongiorno, un mattino avanti. Ah, Scorpio. Quello di scato. Però la verità è cosa stai... Cioè, non mi sembra proprio il caso di...
comprare un mouse nuovo giusto perché la rotellina quando zoomiamo non si add Astra ab- poi ne compri un altro per la stessa cosa. Spero che troviamo altri personaggi come Bennett che con queste spedizioni. Non so neanche io se aspettare per provare a prendere aspettare il prossimo banner o provare a prendere Kino d'Artovate. No. Kino è tutto da scoprire. Come da Stanley Parable, avventuriero che dormiva. Miles Morales, sì. Vabbè. Sinceramente non so neanche più cosa fare. Penso che tra esplorare e quant'altro. Merdi. Se volete esploriamo ancora di più però. Non so cos'altro fa. Perché altro penso che adesso devo andare proprio per andare a mangiare quello che sto momento. Allora vicino questi fiori Barbara ci salutiamo guarda Miles Morales round. Bene dopo ciao. Grazie Backspace per la compagnia, a dopo o a domani. Questo non so. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Ciao.